inauguriamo una mostra a cui tenevo e a cui insomma, ci tenevo ad essere presente all'inaugurazione, dedicata a Leonardo Loretio. Qui saluto la famiglia, papà, la mamma e la moglie che vedo nelle prime file. Durante tutto il periodo del suo lavoro, ogni mattina o massimo ogni paio di giorni andavo a vedere i lavori che faceva e lui ci teneva al mio giudizio, mentre insegnava a me quello che io non sapevo, perché io intanto facevo l'eccezione, ma lui era più bravo di me. Leonardo ha iniziato il percorso come, diciamo, come fotografo, e in realtà allo stesso tempo chiaramente lavorava con la cera, con la plastilina, con la ceramica, e riusciva a combinare con estrema facilità la ceramica con la cera. Dalla cera riusciva anche a tirar fuori anche dei pezzi di fusione di bronzo, lo faceva con tale tanta maestria, perché ormai era per tanti anni che lavorava e impastava la cera, si vedevano le sue piccole manine sotto il banco praticamente, e non faceva altro che muoverle con estrema velocità, dando forma a questi piccoli personaggi che tirava fuori, mi faceva poi anche in questo momento vedere. Certamente poi gli anni successivi, quando ha cominciato a prendere coscienza e conoscenza che la materia poteva assumere un'altra valenza, che era quella di potergli comunicare la sua sensibilità interiore, lui si avvicina ovviamente alla materia che è dura, la pietra. La pietra è una materia dura in cui lui comincia a soffrire, ma all'inizio lo fa tramite di faccia, del tufo, della forma artistica. In realtà Leonardo sta lì, è accanto a noi, perché in realtà c'è lì la personalità di Leonardo che esprime tutti i suoi sentimenti, la sua ansia di ricerca.